La quindicesima giornata del girone Est di Serie A2 chiude le gare d'andata della regular season e delinea il quadro delle squadre orientali che accedono alla Coppa Italia dei prossimi 2, 3 e 4 marzo a Jesi. Partiamo da Ravenna, che supera proprio gli jesini con un'altra robusta prova di Giachetti ed agguanta in extremis una meritata qualificazione per le Final 8. I ravennati nel secondo quarto riaddrizzano un match partito male e nei minuti finali resistono ai tentativi di rimonta di una Jesi trascinata dai 29 punti di Hasbrook. Se per i ragazzi di Cagnazzo si tratta del sesto KO nelle ultime 7 sfide, per Ravenna arriva la settima vittoria nelle ultime 8 gare, un dato non trascurabile che la pone nei nostri top di settimana. Sconfitta indolore per Udine, che con un Weidemann non al meglio della condizione cade ad Imola ma coglie ugualmente la qualificazione per la Coppa Italia. È finalmente decisivo Bell per i padroni di casa, la quarta vittoria casalinga di fila che resistono agli ultimi assalti friulani, falliti prima da Benevelli e poi da Pinton. E lo scontro diretto in chiave Final 8 se lo aggiudica la Fortitudo Bologna, che con un importante ultimo quarto supera di misura la Mantova dell'ex Lamma. Terza vittoria di fila per la F, che respinge i tentativi di un Moraschini da 22 punti di ribaltare il risultato. Ad esultare il pubblico del Paladozza, che vede la propria squadra centrare da seconda in classifica la qualificazione alla Coppa Italia, un obiettivo raggiunto che vale alla Fortitudo un posto nei nostri top di giornata. Chi rimane beffato è Montegranaro, che cade sul campo della capolista Trieste ed in virtù degli scontri diretti con Udine e Ravenna rimane fuori dalla manifestazione jesina. Il trio Powell, Amoroso, Corbett non basta ai marchigiani, al terzo KO di fila in trasferta nonostante un pericoloso ritorno nel finale di gara che non è sufficiente per sbeffare i giuliani. Fondamentale vittoria di Verona, che coglie il quinto successo di fila sul campo di Roseto. Gli abruzzesi nel finale trovano prima il pari con Marulli e poi un insperato sorpasso con la tripla di Lucusor, ma una prodezza di Green a fil di sirena vale un importante successo con gli scaligeri che registrano anche i 24 punti di un ottimo Poletti. Si conferma squadra d'overtime Piacenza, al quarto successo di fila ai supplementari. Stavolta a cadere è Ferrara, che nella decisiva lotteria dei liberi soccombe i ragazzi di Zanchi trascinati dai 25 punti di Arledge. Respira anche Forlì, che doma una combattiva a Bergamo. A suon di triple i Lombardi tornano in gara nei minuti finali, ma sono i padroni di casa a spuntarla, con Fattori che non trova gloria nel disperato tentativo che sarebbe valso l'overtime. Ed infine passiamo all'unico flop di giornata, ovvero ad una disastrosa Orzinuovi che nel giorno della Befana viene umiliata da Treviso, che per la prima volta in stagione coglie 2 vittorie consecutive. È terribile l'esordio di coach Finelli sulla panchina di Orzinuovi, reduce dalla retrocessione con Agropoli nello scorso campionato. Il ben servito a Crotti a poche ore dall'inizio del 2018 è sembrato ingeneroso verso colui che è stato l'artefice della storica promozione in A2 della società lombarda. Frutto di quella frenesia da matricola che già a Napoli, nel girone Ovest, è costato il posto a coach Ponticello. A Finelli il compito di rialzare un Orzinuovi presa a schiaffi da Treviso e con il morale sotto le scarpe. In classifica è Bologna a piazzarsi in solitaria alle spalle di Trieste, mentre Verona continua la sua scalata verso i piani alti. Si tiene aggrappata alla zona playoff Treviso, che ha davanti a sé ancora molta strada per risalire la china, mentre in fondo la più in forma sembra proprio la Roseto fanalino di coda, che darà battaglia per centrare quantomeno i playout. Nella prossima giornata big match in anticipo al venerdì tra Fortitudo Bologna e Udine, con Trieste che riceve una disorientata Orzinuovi. Più d'una le sfide che suscitano interesse tra Verona-Jesi, Montegranaro-Ferrara ed il derby romagnolo Imola-Forlì. La rincorsa di Treviso prosegue con Piacenza, mentre Ravenna e Mantova se la vedranno rispettivamente con Roseto e Bergamo.